Con questo video emozionale, il presidente della SBA, Mauro Castelli, vuol tenere alta l'attenzione su quanto accaduto il 13 luglio ad Arezzo. La tempesta di acqua, vento e grandine ha letteralmente distrutto il palacaselle. Il danno maggiore è sul parquet, ma anche sulla copertura. È una corsa contro il tempo per poter iniziare gli allenamenti a settembre. Il comune di Arezzo, dice Castelli, è stato molto solerte nell'intervenire. L'amministrazione comunale, prosegue, non si è fermata un attimo, facendo il possibile fin da subito. Il problema più grande, come del resto accade sempre in Italia, sarà la parte burocratica. Certo è che il danno potrebbe essere davvero importante. La SBA conta una ventina di squadre che utilizzano il palasport, in particolare tre formazioni giovanili impegnate in campionati nazionali. Con il palaestra fuori uso non hanno al momento a disposizione un campo a norma in tutta la provincia.